Hai detto giusto. Hai detto delle memorie ineccepibili. Sì, quell'anno lo incontrai 3 volte. Io che a Spezia ho vissuto un anno indimenticabile, però credo che al passato ad oggi non si possa guardare, perché comunque credo che i punti in palio siano fondamentali per noi. E dobbiamo far sì che quello che all'inizio dell'anno sembrava forse un miraggio, oggi ce l'abbiamo a portata di mano, quindi ce la dobbiamo mettere tutta affinché questo traguardo importante, se vogliamo anche un po' storico, anche per questa squadra, si porti a termine. È una gara questa che è una cosa fatta, si prepara da sola. Come è iniziata questa settimana di lavoro per la squadra? Ma noi le gare le abbiamo sempre preparate allo stesso modo, con la voglia, con la determinazione e con le nostre certezze, che sono quelle del gioco e della determinazione nel provare a fare quello che il mister ci chiede. Questa, se vogliamo, è una settimana un po' particolare perché sancisce la fine di questo campionato bellissimo, perché è stato un campionato avvincente. Una Serie B forse così bella non la si vedeva da diversi anni. Arrivare all'ultima giornata e tutte le squadre, le 18 squadre che giocano, tranne chi riposa, ha da giocarsi qualcosa. Quindi credo che così avvincente non lo sia stato mai. Ma per noi sicuramente è una settimana dove dobbiamo trovare quella serenità e tranquillità che ci possa consentire di affrontare nel migliore dei modi quello che è l'ultima gara in casa davanti al nostro pubblico, che ci deve continuare a spingere come ha fatto fino ad oggi. Queste gare si preparano da sole, ma tu quando fate cerchio dici sempre le stesse cose o cambi diverse No, io cerco di dire quello che in quel momento il cuore mi trasmette. cose? Quindi cambi. Sì, cambio e cerco di dare quelle che sono le mie sensazioni in quel momento alla squadra e al gruppo, che credo sia stata il gruppo, per l'appunto, credo sia stato il punto di forza di questa squadra, perché il nostro gruppo ha fatto sì che questo traguardo così vicino potesse diventare realtà. Mi spiego meglio. Chiunque sia sceso in campo con la maglia da titolare ha dato sempre più del 100%, ma soprattutto chi potenzialmente non iniziava dal primo minuto ha dato il suo contributo sia subentrando, ma soprattutto dando il 100% quotidianamente. E io credo che il lavoro quotidiano sia poi la parte più importante per far sì che la domenica si portino a casa i 3 punti. Infatti tu più volte hai detto ho pagato e non e probabilmente non lo meritavo, però ti sto portando su un altro discorso. C'è quel doping e c'è anche il doping amministrativo. In questo momento il Lecce ha a che fare con una squadra per la quale tutti quanti hanno chiesto di andare a verificare se fosse in condizioni, se fosse giusto iscriverlo. Che effetto ti fa sapere che probabilmente si andrà avanti perché difficilmente si può fermare questa carrozzone? Ma guarda, innanzitutto, Qualcuno ha sbagliato, pagano. assolutamente io ho pagato a caro prezzo sulla mia pelle, ma non voglio tornare su quel discorso, anzi credo che ormai quell'anno così brutto sia abbastanza alle spalle. Ma voglio dire un'altra cosa, io credo che noi sabato abbiamo la possibilità di contare solo su noi stessi. Poi quello che succede al di fuori di quel rettangolo verde a noi deve interessare poco. Ma credo anche allo stesso tempo che di società sane,
come la nostra, e ad oggi credo che sia importante non tutelarle, ma prendere esempio e far sì che il calcio vada verso quella direzione. E non apro e chiudo parentesi, ho seguito poco la vicenda Palermo perché seguo molto poco i giornali, però è agli occhi di tutti che ci sia un'indagine in corso, no? Quindi io credo che quella sia una strada che dovranno percorrere i legali e le istituzioni per quello che è il loro potere, e noi dobbiamo isolarci e pensare solo ed esclusivamente allo Spezia. Poi ripeto, abbiamo il match point in casa nostra davanti al nostro pubblico, siamo carichi affinché il risultato sia un risultato positivo per noi e per il nostro futuro, quindi le altre cose extra calcio le lasciamo agli altri. Quando racconterai di quello che è successo ai tuoi nipoti e ai tuoi figli a Padova, come lo spiegherai? Gli dirò che la domenica prima avevamo fatto una gara eccezionale contro un Brescia che veniva per vincere il campionato in casa nostra. Abbiamo dato tutto quello che avevamo in quel momento, e dopo soli 2 giorni e mezzo già si rigiocava una partita sì determinante, sì decisiva, ma allo stesso tempo ci eravamo creati un piccolo passo falso da poter fare. Non che lo volevamo fare, ma allo stesso tempo eravamo tranquilli che poi ci si giocava tutto in casa nostra, quindi questa non è presunzione, non è aver preparato male una partita, ma dico semplicemente che a livello emotivo e a livello di condizione fisica la partita contro il Brescia aveva scaricato molto le batterie, quindi avevamo di fronte un Padova all'ultima spiaggia per salvarsi, veniva da un turno di riposo, quindi molto più fresco di noi. Avevamo incontrato il primo caldo stagionale, quindi tutte componenti che potevano incidere negativamente, come poi è successo. Si è fatto una promessa in caso di promozione? Sì, ho detto che torno a casa a Benevento in bicicletta, e sono intenzionato a volerlo fare perché credo che quella fatica sia semplicemente una passeggiata a confronto a quella che abbiamo fatto dal 9 luglio fino ad arrivare a questo 11 maggio che stiamo attendendo. Farei a tappe, naturalmente, no? Scusa? Farei a tappe? No, anche tutta di un fiato va bene. Sì, e tu a gennaio hai detto no al ritorno di Benevento in Serie A senza partita. Adesso possiamo arrivarci con le due gambe. Pensando a quei giorni, a quelle giorni che ho sofferto veramente a oggi, cosa vuoi? Ma io credo che in questi 5 mesi ho capito che nessuno mi ha mai regalato nulla, quindi riprendermela sul campo, se così sarà sabato, e me lo auguro perché quello è veramente un mondo bellissimo, no? Da andarsi a vivere. E quindi riprendercela sul campo sarà veramente un'apoteosi per tutti, sia per la città, per i tifosi, ma soprattutto anche a livello personale, un traguardo importantissimo da raggiungere. Quanti chilometri sono da qua a Benevento? Circa 300. Ma ti hanno chiesto un appassionato di bicicletta? No, la compro. La comprerei apposta.